un segreto, cari amici, per potersi stupire. E sapete qual è? La sana ignoranza, tra virgolette. Quello che i filosofi definivano con queste parole: sapere di non sapere. Questo principio, sapere di non sapere, non è solo prova di intelligenza, di saggezza, di sapienza, ma anche è l'inizio della vera conoscenza. Chi è il filosofo, lo studioso, lo scienziato, il teologo? Chi è il giornalista? Colui che una volta che raggiunge una scoperta, che fa una scoperta importante, piuttosto che fa un'inchiesta piuttosto forte e vera, e si culla, si ferma, cioè si ritiene ormai il non plus ultra, cioè super, ormai ha raggiunto tutto? No. I grandi uomini e le grandi donne sanno sempre di non sapere. E anche quando raggiungono risultati dopo anni di impegno, di fatica, di studio, dopo tanto tempo fatto di sacrifici, in ogni ambito della vita, in ogni professione della vita, in ogni vocazione della nostra esistenza, bene, quando tu arrivi non devi fermarti, ma devi sempre ripartire, se sei convinto che sai di non sapere. Se sei convinto che devi continuare a cercare, a scoprire, mai sentirsi dei déjà parvenu, dicono i francesi, cioè delle persone arrivate, mai, mai, ma sempre spinti a conoscere ancora. E questa spinta la dà soltanto un cuore capace di stupirsi. Un cuore capace di sentirsi una piccola parte del mondo, della vita. Le persone sono felici perché sono contente di apprendere, di imparare, che sanno di non sapere. Le persone sono felici perché sanno, anche quando hanno fatto, ripeto, delle scoperte meravigliose per il bene del mondo, per il progresso del mondo, anche quando hanno smantellato, semmai, sistemi piuttosto che associazioni che uccidevano la felicità delle persone, continuare a cercare sempre il bene nonostante il male. Continuare a cercare il bene nonostante il bene raggiunto. È bello, è stupendo, perché anche questo avviene nella ricerca spirituale. Sant'Agostino, quest'uomo che ha cercato Dio per tutta la vita, a un certo punto dice: quando tu incontri Dio, quando senti di averlo trovato, quando senti che Lui ti ha acchiappato, non far mai spegnere il desiderio di conoscerlo ancora, di andargli incontro e di scoprirlo sempre di più, perché più lo scopri e più lo devi scoprire. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!